Salve a tutti! Oggi vi propongo la pizza di pasta. Allora, io ho già preparato la pasta, che poi ho tagliuzzato, ma si può mettere, diciamo, qualsiasi tipo di pasta a voi piace. Io ho messo queste pennette e poi le ho tagliate. Circa 200 grammi, 10 uova e sbattiamo. Poi aggiungiamo salumi e formaggio a dadini che io precedentemente ho già preparato. Potete mettere del pepe, ma come ben sapete dai miei video precedenti, io cerco sempre di non usare pepe. Poi mettete del formaggio grattugiato. Mescolate il tutto bene bene. Ok. Per l'impasto della pizza rustica di pasta, io ho usato lo stesso impasto che ho fatto per i panini napoletani. Ve la ricordo. Vi do la mezza dose, 450 g di farina, 125 ml di acqua, 125 ml di latte, mezzo lievito di birra, 4 cucchiai di olio di oliva e un pizzico di sale. Dimenticavo, io qua non metto il sale perché l'ho già messo un pochino nell'impasto e poi con questi salumi, questi formaggi, il sale comunque è già bello saporito. Adesso si gira ben bene, anche se il liquido non importa. Ok, intanto stendiamo la pasta con il matterello, giusto per poter andare in queste forme coperte da carta forno. Le stendiamo ben bene e poi le riempiamo. Ok, mettiamo nella fornina, nello stampino. E andiamo a riempire con il nostro composto di pasta e uova. Poi, vedete? Poi vi adagiamo sopra la pasta che fuoriesce. In molti la tagliano anche e magari ci fanno delle striscioline. A me piace anche così. Ok. Con una forbice tagliamo la restante carta da forno. Adesso andranno nel forno a circa 180-200 gradi, forno statico, per almeno 30-40 minuti.